Dalla piazzetta centrale del centro commerciale Piazzeo torna Voce alle Voci, sesta puntata per dar voce a chi ha storie da raccontare, per disegnare emozioni nel cuore di chi ci ascolta e ci guarda. E oggi è una giornata speciale dedicata a un evento di fine settimana. Fra venerdì e domenica avremo in effetti l'evento On the Road, basta vittime della strada, un evento importante perché nella terza domenica di novembre ricorre la giornata mondiale dedicata dall'ONU alle vittime della strada, un tema forte, ma prima di approfondirlo oggi ci piace partire, diciamo così, dal profondo. Lo facciamo con la nostra ospite Carla Bargiacchi, che fa parte dell'associazione Mobi Sub Apnea Blu. Di che cosa si tratta, Carla? Buonasera a tutti. Di che cosa si tratta? Il Mobi Sub Apnea Blu di Rieti è un'associazione che nasce diversi anni fa. Io in realtà entro a far parte di questa associazione da poco tempo, da 4 anni, ma lei nasce nel 99 insieme a un gruppo di amici che condividono la passione per le immersioni, quindi ci si immerge con il Mobis. Ci si immerge nel profondo con il Mobis. Ma tu, Carla, che c'entri con il Mobi Sub Apnea Blu? Una presenza femminile che fa da coreografia o fa qualcosa di più? No, assolutamente. Coreografia io niente. Non sono l'unica presenza femminile nel Mobis, anzi siamo diverse donne che si immergono, quindi fanno immersioni. Abbiamo fatto immersioni, diciamo, in Italia in svariati siti di immersioni. Noi molto spesso siamo presenti a Tor Vaianica, alle secche di Tor Paterno, che è un'area marina protetta completamente sommersa, e quindi ci divertiamo così. La prima volta che ti immergi non si scorda mai, te la ricordi? No, assolutamente sì, assolutamente sì, ed è stato fantastico. Ed è stato fantastico dove, proprio a Tor Vaianica, alle secche di Tor Paterno, è da provare. È da provare, è un'emozione che è indescrivibile, sì, oltre che unica, perché ci si immerge in un ambiente che non è il nostro, ovviamente, e quindi dobbiamo essere completamente rispettosi di questo habitat, rispettosi di tutto ciò che appartiene al mare. E una cosa che va assolutamente sottolineata: la prima volta che scendi in questo universo liquido, la prima volta che ti trovi in questa dimensione alternativa sconosciuta, che cosa in modo particolare ti colpisce e ti segna di un'emozione che è assolutamente unica? Cioè, qual è l'aspetto che più degli altri, se c'è un aspetto, ti è balzato immediatamente nel cuore prima che nella mente? Il liquido, l'essere completamente immersi nel mare, perché soprattutto è il mare che ti dà queste grandi emozioni, e la completa, quindi, assenza di gravità, quindi fluttui. E soprattutto quello che mi ha colpito è il silenzio. E c'è chi cerca di arrivare sulla luna per provare queste sensazioni? No, venite sott'acqua, venite sott'acqua. E come è nata in te questa passione? C'è qualcuno che ti ha convinto o qualcosa che ti ha spalancato nuovi orizzonti e nuovi mondi? No, non c'è nessuno che mi ha convinto, era un qualcosa che sentivo dentro di me che prima o poi avrei dovuto fare, quindi è una grande passione
per il nuoto, perché mi piace anche nuotare, tant'è che noi comunque stiamo tutto l'anno in piscina, ci alleniamo, facciamo nuoto, corsi di nuoto, apnea, corsi di subacquea, quindi chiunque volesse prendere un brevetto, ovviamente noi siamo preparati per questo. E quindi in realtà, ecco, la passione per l'acqua, non so, c'era un qualcosa dentro che mi ha spinto, come le tartarughe, no? Nascono e poi sentono il richiamo dell'acqua. Moby Sub Apnea Blu, è possibile prendere un brevetto, è possibile sperimentare il fascino e la magia dell'immersione, scoprire nuove dimensioni della natura e dello spirito. Chi fosse interessato cosa dovrebbe fare, Carla? Ma ci può contattare, ci trova tranquillamente su internet, sul nostro sito, che appunto è il Moby Sub Apnea Blu Rieti. Ci contattate tranquillamente. E chiudiamo con una immagine splendida, un anniversario celebrato sul fiume Velino recentemente, una giornata indimenticabile. Fantastica, fantastica, quella giornata veramente è stata fantastica. Abbiamo messo su uno spettacolo con amici fondamentalmente, che condividono la passione per il nuoto, per la subacquea, e abbiamo creato questa atmosfera fantastica con le fiaccole sul fiume, e veramente indimenticabile, è stata veramente indimenticabile. Una marea di gente sulle sponde del fiume, una giornata indimenticabile, segnata anche dal sorriso aperto di Rodolfo, il titolare di Rive Gauche, che anche lui celebrava, esatto, un anniversario. Esatto, perché lui celebrava, in realtà noi celebravamo i nostri 15 anni dalla nascita e dalla costituzione dell'associazione. Rodolfo, che è il nostro, come dire, beniamino, no? È il proprietario del Rive Gauche, lui festeggiava appunto 5 anni della sua attività a Rieti. Stavi quasi per dire la nostra mascotte. Vabbè, poteva anche essere, però insomma. E per chiudere, il presidente di questa associazione è Carlo Berardi. E che salutiamo, e naturalmente a Voci alle Voci tornerà ancora a parlare Moby Sub Apnea Blu attraverso le voci di altri protagonisti. Ovviamente aspettiamo ancora sui nostri schermi la nostra amica Carla, che davvero ci ha conquistato facendoci amare a prima vista il mondo dell'immersione, questo mondo liquido che sta a regalarci magie indescrivibili. Grazie Carla. Grazie a voi, saluti a tutti. Dalla piazzetta centrale del centro commerciale Perseo, Voce alle Voci, un'occasione per raccontare storie, per vivere emozioni con i protagonisti che hanno saputo disegnarle nel cuore di chi ha avuto l'esperienza di vivere ciò che loro hanno saputo creare. In questo caso si parla di un evento particolarmente significativo che si è svolto a Santa Rufina di Rieti sabato 8 e domenica 9 novembre 2014. Si tratta di Rulli e Cantina. Siamo con Giuliano Cardone e con Rita D'Aquilio. Allora Giuliano, una bella avventura sospesa tra cultura e svago. Ma è veramente, ha detto la parola giusta, che è un'avventura, perché in un periodo così precario come può essere la meteorologia del mese di novembre, indovinare 2 giorni, 2 mesi prima è stata veramente una gran fortuna. Questo ci ha aiutato, perché così la gente ha potuto godere di questi 2 giorni di festa e di allegria nel paese di Santa Rufina. È un'esperienza questa delle cantine, che ha rivitalizzato una vecchia festa che è stata svolta qualche anno fa, che poi
si era fermata. Noi abbiamo ripreso questa tradizione, l'abbiamo rinverdita, l'abbiamo completata con un aspetto anche culturale di cui poi ci parlerà Rita, un convegno, una mostra culturale, una mostra di oggetti sacri. L'unica cosa che devo sottolineare, al di là del nostro gruppo di 7 persone che poi magari diremo, noi abbiamo lavorato all'interno della Prologo di Città Ducale, siamo stati praticamente patrocinati dalla Prologo di Città Ducale, abbiamo cercato le partecipazioni e collaborazioni dei vari enti e delle varie associazioni che in effetti hanno risposto in maniera piena e totale e collaborativa. In primis il Comune di Città Ducale, l'amministrazione dei beni civici di Santa Rufina, la comunità montana di Rieti e la Sabina Universitas, che ci ha praticamente sponsorizzato nel convegno, ci ha dato i relatori per il convegno sul castagno. Ma quello che mi piace sottolineare è invece la partecipazione popolare, in quanto dentro questo evento si sono inserite tutte le associazioni rappresentative di Santa Rufina, a partire dalla Polisportiva Santa Rufina, dal Motoclub di Santa Rufina, dall'Associazione della Libera Caccia dei Cacciatori di Santa Rufina, per non scordarmene, scusate, ve li leggo, l'Associazione dei Giovani, c'è stato un gruppo di giovani che sono stati bravissimi, la Bocciofila, l'Associazione dei Bocciofili di Santa Rufina. Praticamente abbiamo avuto una partecipazione e una condivisione di questi momenti di festa e di gioia di tutto il paese. A questo abbiamo voluto associare però anche il momento culturale, non solo enogastronomico, che si è realizzato in un convegno su un problema molto sentito dalla popolazione di Santa Rufina, come è quello del castagno, con i suoi problemi che ha creato un po' sia a Santa Rufina ma in tutta Italia, penso. Di questo poi parlerà anche Rita D'Aquilio, perché ha curato particolarmente l'aspetto del convegno e quello culturale. E a Rita D'Aquilio chiediamo direttamente note su questo convegno, in cui si parla del castagno, si parla della natura, e lo si fa in una occasione importante in cui c'è modo anche di confrontarsi con tutte le realtà doc del territorio. Allora, abbiamo organizzato questo convegno e l'abbiamo voluto chiamare il castagno un patrimonio da salvare, perché come sappiamo oggi il castagno è assalito da un animale, da un insetto, il cinipide, che quindi sta distruggendo questo patrimonio non solo come piante ma anche come frutti. Infatti quest'anno i raccolti sono stati molto pochi, per cui abbiamo organizzato questo convegno per cercare di sensibilizzare sia la popolazione, soprattutto gli enti, affinché si svolgano un'azione di attenzione e soprattutto intraprendano delle iniziative per salvaguardare questo patrimonio, che è particolarmente caro a noi santarufinari come a tutto il territorio, perché nel passato Santa Rufina ha vissuto la montagna come un bene, e soprattutto ne ha tratto degli elementi economici di sostentamento, tanto che i santarufinari nel passato a Rieti erano conosciuti come santarufinari rulli rulli. Infatti una nota un po' caratteristica, diciamo, è che proprio negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza di una poesia scritta da una reatina che rappresenta praticamente, raffigura una figura, la tipica figura della Santa Rufinata che nel dopoguerra andava a Rieti a vendere le castagne, da cui è dato questo nome Santa Rufinari, è nato questo nome Santa Rufinari Rulli Rulli. E ci rivolgiamo a Giuliano per parlare di Santa Rufina, un territorio che non è solo un agglomerato di case, ma un territorio, un centro che ha una identità, che ha un'anima. Ecco, queste manifestazioni servono anche
A questo, perché in effetti Santa Rufina ha un centro storico, un paese storico, a cui però nel tempo, soprattutto dopo la industrializzazione, il nucleo industriale, si sono aggiunte un consistente numero di famiglie che si sono trasferite per ragioni di lavoro a Santa Rufina. Quindi c'era bisogno anche di integrare queste realtà, ecco, e queste feste servono proprio per animare il paese e chiamarli a partecipare a queste manifestazioni. L'unica cosa che mi piace sottolineare, che già Rita aveva ricordato, che questa manifestazione si chiama infatti Rulli oltre che Cantine, proprio perché una caratteristica, un tipico prodotto santarufinaro che ha caratterizzato in tutta la provincia, perché esiste solo a Santa Rufina la tipica donna Rulli Rulli che andava a vendere le castagne, un tipo di cottura delle castagne, sono particolari queste castagne lesse, senza però buccia esterna dura, che venivano cucinate solo a Santa Rufina, è vero, ne aveva fatto un commercio, ecco perché abbiamo voluto richiamare questa tradizione. E l'altra cosa che mi piace ricordare è che intorno a questa manifestazione ci sono state anche delle collaborazioni abbastanza importanti, come quella dell'associazione del gruppo Alpini che ci ha ospitato nella sua sede e quella della parrocchia di Santa Rufina che ha all'atere, anzi all'interno di questa manifestazione, voluto organizzare anch'essa un momento culturale preparando una mostra di paramenti e di oggetti sacri nella chiesa Santa Maria del Popolo di Santa Rufina. Anche noi al convegno che ricordava Rita abbiamo voluto aggiungere un altro momento culturale che avrà anche un seguito con la visita delle scuole. Abbiamo organizzato una mostra di oggetti, documenti, foto e filmati della storia che ricordano le tradizioni e la storia di Santa Rufina e che potrà essere fruita anche dai ragazzi della scuola elementare per una collaborazione anche con la scuola media, ecco, con la scuola elementare di Santa Rufina. E questo è un discorso che noi vogliamo continuare sia con la scuola che con la Proluogo di Città Ducare per cercare di incrementare, di vivacizzare il nostro paese sia a livello ricreativo che anche però a quello culturale e storico. Diciamo. E nel vostro piccolo volantino vedo un angoletto giallo, una sezione in giallo che è veramente un festival del buon gusto che, esplicitato anche in dialetto puro, in vernacolo doc, descrive insomma sicuramente delle ricette d'autore. Di che cosa si tratta? Voi dovete capire che siamo riusciti a mettere su 10 cantine e noi dobbiamo ringraziare tutte le associazioni che ho ricordato prima, ma ancor di più quei gruppi di cittadini che autonomamente e liberamente si sono organizzati e hanno messo su una cantina con prodotti tipici anche santarufinari. Quindi accanto alle associazioni dobbiamo ringraziare questi gruppi che autonomamente, voi pensate che queste 10 cantine hanno impegnato minimo 6 o 7 persone per cantina, quindi 60, 70, 100 famiglie del paese hanno collaborato, hanno partecipato, hanno lavorato per questa manifestazione. Quindi questo crea anche un clima festoso di partecipazione attiva nella gente che si sente protagonista di questo evento, per cui abbiamo preparato con i nomi cari al dialetto paesano, Augusto una piazzetta con le fregnacce, la cantina del cacciatore col cinghiale, la locanda del falcone con la pecora Nucotturu, da nonna Adriana con le focelli con le cotiche, i bruschettari, quel gruppo di giovani ragazzi che sono stati bravissimi a preparare le bruschette, e le dell'Archetto che sono state favolose perché nelle due serate hanno esaurito prima di tutti le loro pizzette, hanno finito tutto anche se erano abbondanti. Poi L de Vicinato, ecco, questa è un'altra caratteristica, L de Vicinato sarebbero tutte le donne del paese che hanno preparato e cotto le pizze di San Martino. Questa è una caratteristica, pure un dolce caratteristico dell'evento, apposta l'abbiamo fatto l'8 e il 9 di novembre che ricorre oggi, è proprio la festa di San Martino, e c'è questa pizza caratteristica che si fa dalle nostre parti, la pizza di San Martino, e questo ogni famiglia si è impegnata a cucinare e a regalarci questa pizza, per cui potete immaginare con quanto piacere abbiamo organizzato questa cosa. Poi c'è state le castagne arroste proprio in ricordo di questa tradizione dei rulli rulli, quindi abbiamo offerto anche castagne, anche se quest'anno le castagne ci hanno dato qualche problema perché un po' non si trovavano, un po' erano pure cattive, quindi ci siamo salvati in corner con una percentuale buona di castagne servite. Poi il finale col vin brûlé
e Ciambellina. Insomma, è stata veramente, la gente ne ha partecipato oltre 2000 persone, tutte soddisfatte e contente. Mi scordavo la cosa più importante. C'era un gruppo folcloristico di Santa Rufina, Santa Rufinari, Rulli Rulli, anche questi, un gruppo di organetti che hanno rallegrato per tutta la manifestazione, per tutte le 4 ore, da su e giù, tutte le cantine, tutti in costumi, con gli organetti hanno passato, dato musica e gioia a tutti i partecipanti e alle cantine stesse. E per gli organizzatori, Rita, motivo di grandissima soddisfazione, un'apoteosi del buon gusto, un'occasione per vivere anche il folklore popolare e un coinvolgimento di gente incredibile. Sì, molta gente, quindi infatti la prima sera hanno esaurito tutte le scorte, per cui sono dovuti ricorrere la domenica a fare spesa, preparare tutti questi piatti che sono stati molto apprezzati dalla popolazione e dalla gente che è venuta numerosa a gustare questi prodotti. Tutti questi devo sottolineare che ci hanno dato molta soddisfazione tutti i partecipanti, perché hanno apprezzato anche tutte queste altre manifestazioni correlate a questa, al mangereccio, come la mostra, il convegno, il gruppo degli organetti che è stato rallegrato le vie del paese. Per chiudere davvero, Rita, con un'immagine di tutta questa festa splendida, quale immagine, quale emozione metteresti in copertina, così, rispetto alla tua personale emozione per come tu hai vissuto questa festa? Io sono stata particolarmente emozionata, e anche adesso, perché sono Santa Rufinara doc, diciamo, doc in senso che sono nata, cresciuta e vissuta sempre a Santa Rufina da generazioni, quindi i miei nonni avevano questa, sono di Santa Rufina, siamo legati al territorio, da piccola ricordo queste immagini, anche queste donne che andavano a Rieti a vendere fascine che portavano dalla montagna, e con esse portavano anche queste famose castagne lesse che vendevano ai reatini, i quali venivano volentieri a Santa Rufina ad assaporare non solo le castagne ma anche altri prodotti nelle osterie del tempo. Quindi per me è stato particolarmente emozionante vivere questi momenti, ecco. Soprattutto poi sono stata coinvolta nella raccolta di questi attrezzi antichi che abbiamo messo in mostra nella mostra Storie e Tradizioni, e quindi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo rimasti, almeno noi organizzatori, piuttosto soddisfatti. Il fascino della memoria che regala anima al nostro presente e al nostro futuro. Giuliano, chiudiamo anche con te con una immagine che ti è rimasta nel cuore e con un auspicio per il prossimo futuro a partire da questa bella avventura. L'immagine è quella della gioia che si crea nei momenti in cui la gente partecipa e la vedi sorridente, gratificata dalla partecipazione e dal poter offrire al paese un momento di festa e anche un momento però di crescita, che è quello culturale, attraverso quei momenti che abbiamo ricordato: convegno, la mostra sulla storia e tradizione di Santa Rufina, la mostra di oggetti sacri. Quindi abbiamo pensato di dare al paese una rivitalizzazione dal punto di vista della festa, della gioia e della cultura. E speriamo di poter allargare questo discorso prossimo anno. Già ho anticipato che le scuole già si sono rese disponibili, quindi troveremo il modo di potenziare. Però noi lanciamo anche un appello perché i giovani vengano dentro questa organizzazione, perché noi, non essendo nessuno, siamo riusciti, attraverso l'appoggio della Prologo di Città Ducale, a organizzare questo evento. I rischi erano tanti, le paure sono state tante fino a sabato, perché pioveva, ha cominciato pure a piovicciare sabato, e ci sarebbe veramente dispiaciuto mandare in fumo tutta questa organizzazione di mesi, perché sono 2 o 3 mesi che lavoriamo a questo evento. Grazie di cuore, Rita D'Aquilio, Giuliano Cardone, a Voce alle Voci. Grazie. Grazie a voi.
Tornare indietro non è possibile. Giornata internazionale ONU in ricordo delle vittime della strada. Venerdì 14 novembre 2014, proiezione per le scuole all'Auditorium Varrone del film On the Road. Domenica 16 novembre 2014, piazza Vittorio Emanuele II, installazione di un monumento ai caduti della strada e esibizione di artisti vari e testimonianze. Siamo con Giuliano Cardone, presidente AMMIC. Cos'è l'AMMIC? L'AMMIC è l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili. È molto sensibile a questo problema, perché voi capite che tutto ciò che succede sulla strada di grave, di preoccupante, incide sulla vita delle persone, che poi ha dei problemi, e noi come associazione siamo lì per sopportare tutte le problematiche amministrative, sociali, economiche delle persone che hanno questa sventura di avere incidenti sulla strada. Una immane tragedia che causa migliaia di morti e, ahimè, migliaia e migliaia di mutilati, menomati, che porteranno il segno di una tragedia di un attimo per tutta una vita. Sì, sì, infatti, ecco, io sempre con grande partecipazione e grande interesse partecipo a queste iniziative organizzate per sensibilizzare la popolazione ai gravi rischi che si corre andando in macchina, perché la macchina ormai è un mezzo comunissimo entrato nella vita delle persone, ma si deve sempre ricordare che è un mezzo e non è un motivo di competizione né di accelerazione della vita. Deve essere un mezzo di locomozione, di trasporto a servizio dell'uomo, e non può essere causa dell'infelicità dell'uomo. La macchina ci deve rendere la vita più comoda, più facile, ma non più disastrata. Giuliano Cardone, presidente AMMIC, per On the Road. Basta vittime della strada. Tornare indietro non è possibile. Giornata internazionale ONU in ricordo delle vittime della strada. Due giornate per affrontare una grande, immane tragedia che sconvolge le nostre coscienze, insanguina le nostre strade. Venerdì 14 novembre, proiezione per le scuole del film On the Road. Domenica 16 novembre, in piazza Vittorio Emanuele, installazione di un monumento ai caduti della strada e intervento di artisti vari e testimonianze, per riflettere insieme su un tema che vede in campo, a fianco dell'associazione Segnali di Fumo e di Rete Zero Quale Media Partner, il Comune di Rieti e l'Ufficio Diocesano Problemi Sociali e Lavoro della Curia di Rieti, che è oggi qui con noi rappresentato a voce alle voci da Don Valerio Sciango. Un tema importante, un tema tragico, cui Don Valerio non ha esitato a rispondere. È il momento di affrontare in maniera decisa questo, che non è un problema, ma è il problema probabilmente più grande, più drammatico dei nostri tempi. È un problema sociale di grande rilevanza. Noi ci confrontiamo spesso con momenti tragici in cui dobbiamo accompagnare a volte i nostri giovani, a volte gli adulti, a volte gli anziani, per il loro ultimo viaggio in mezzo a noi, e quindi ci sentiamo coinvolti anche come Chiesa nel portare un nostro contributo di solidarietà, ma anche per poter ribadire, come le altre istituzioni, il nostro desiderio che cresca la prevenzione. Il problema di fondo è che ciascuno si ricordi che siamo tutti utenti della medesima strada, e quindi quando si prende la moto o la bici o la propria macchina, la prima cosa da mettersi in mente è sempre quella di sapere che la strada è di tutti, e quindi la grande precauzione che ci invita, ecco, a prepararsi psicologicamente bene, ma anche
spiritualmente bene. Io vedo ogni tanto alcuni anziani che portano dentro alla loro macchina una corona. È come se stessero chiedendo l'aiuto di San Cristoforo, che è anche il patrono dei guidatori. Tanti portano dentro alla macchina l'immagine di Santa Rita, di Sant'Antonio, come se si mettessero a riparo di qualsiasi tragedia che può purtroppo colpire chiunque. Ecco, allora noi pensiamo che da questa bellissima iniziativa, promossa giustamente ecco, dal comune di Rieti, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime di Strada, ma in particolar modo veramente da te, caro Fulvio Iampieri, con la tua organizzazione Segnali di Fumo, pensiamo di poter mettersi insieme in sinergia per lanciare questo segnale, di modo che questo 2014 sia un anno di speranza, basta con le vittime della strada. E con la Fondazione Varrone al nostro fianco in questa avventura e naturalmente con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine delegate alla tutela della sicurezza stradale. Una riflessione, Don Valerio, un mondo in cui i giovani sembrano sentirsi invulnerabili, immortali, in cui la sfida, la trasgressione diventano unici segnali per una identificazione e un'identità possibile. Poi la tragedia di un momento, l'evidenza drammatica che tornare indietro non è possibile. Temi come l'abuso di alcol, di stupefacenti, temi che le stanno molto a cuore, Don Valerio, che sono molto a cuore alla Curia Reatina. Eh sì, abbiamo organizzato di recente un convegno il 22 ottobre scorso sulla droga. Il professore Serpelloni, che è l'esperto nazionale in materia di droghe e dipendenze, ci ha illustrato i danni che si commettono sul cervello in seguito all'uso delle sostanze stupefacenti, che cancellano la memoria, magari ci aggiungono delle potenzialità, perché oggi si corre e quando uno sale su una moto, su una bici, quello là che ha assunto le sostanze, tante volte crede di essere un padre eterno, non si ricorda che in qualsiasi momento purtroppo si può arrivare a quel momento fatale e quindi anche i nostri ragazzi stessi si corre per andare dove? Io mi interrogo spesso, per andare dove? Ecco, allora le serate dei nostri ragazzi nelle discoteche, anziché essere un momento di divertimento, di gioia, si concludono spesso in una materia drammatica. Ci sono i nonni e i genitori che hanno atteso disperatamente quella telefonata, se il figlio, se la figlia o il nipote tornava vivo o viva, e purtroppo sono stati i carabinieri o il 118 a poter chiamare a casa per dire purtroppo dovete presentarvi in ospedale per il riconoscimento della salma, ecco, del vostro essere più caro. E quindi ci sentiamo coinvolti, ecco perché è meglio prevenire che guarire. Ci sono quelli che sono rimasti purtroppo handicappati, altri hanno messo a repentaglio la vita degli innocenti. La strada è di tutti noi e la prudenza non è mai troppa. Quindi io mi sento per davvero coinvolto conoscendo quelle famiglie che hanno patito giustamente questo dramma. L'alcol, per andare dove? Uno può divertirsi anche bevendo l'acqua, però qua c'è sempre un abuso. E con queste società nostre di benessere sembra che questa cultura dello sballo deve sempre portare noi a queste disgrazie, a volte disgrazie decise da noi. Capisco che tanti portano il disagio sin dalle loro famiglie, ma io ritengo che la vita è talmente bella che vale la pena di essere vissuta. Io vedo la gente nei paesi africani dove ci si cammina spesso a piedi, la gente che è molto attenta a se stessa, la gente che tiene a vivere, la gente che tiene alla tranquillità della propria famiglia, alla pace in famiglia, perché sono spesso momenti di angoscia,
quando i genitori devono incominciare a trascorrere, no, da una clinica ad un'altra, ad andare a Monza, a visitare nelle cliniche specializzate i propri parenti, sono tragedie. Ecco il perché dell'importanza di questa giornata che inizierà già questo venerdì 14 alle ore 9.30 presso l'Auditorium Varrone, dove possiamo approfondire questo argomento. Poi ci sarà questo bel filmato che possiamo vedere tutti insieme su On the Road, no? Su questa tragica tematica delle vittime, giustamente, ecco, della strada. E poi ci sarà anche un bel dibattito dopo aver ascoltato le istituzioni che saranno presenti, dalla polizia stradale della nostra questura, la polizia municipale, le altre istituzioni come la centrale operativa 118 e altre istituzioni che saranno lì presenti, che intendono dare un contributo di speranza, ma di tutela della vita, di amore per la vita, di amore per i nostri ragazzi, di amore per le nostre istituzioni, di amore per questo nostro territorio che ha bisogno di pace, e la pace nasce anche, no, in mezzo alle nostre strade. Ecco, allora l'augurio che faccio a tutti di poter esserci, dalla nostra scolaresca alle famiglie intere che vogliamo vedere anche questo venerdì, la domenica poi in piazza. Ci saranno degli artisti che verranno, no, a trattenere la gente, no? Ci sarà anche un bravo ragazzo, questo campione italiano di bike trial, Diego Crescenzi, ma ci saranno gli artisti come Davide Rossi, come Jacopo Bertini, ci sarà un'attrice, la Manola Capriotti, quindi sarà un momento anche bellissimo. No, dall'utile al dilettevole. Ecco, quindi invito alla nostra città ad esserci sia questo venerdì al Varrone, sia questa domenica in piazza Vittorio Emanuele, la mattina, poi il pomeriggio, ecco, seguirà giustamente questo momento bellissimo. Ecco, allora. Con l'associazione, lo hai già detto Don Valerio, ma ci piace sottolinearlo ancora, l'associazione italiana familiari vittime della strada. Loro sono testimoni autentici di tragedie, ahimè, annunciate e consumate. Altri si illudono ancora di essere fuori dal problema. Eh sì, purtroppo c'è molta superficialità oggi. Quando, iniziando, ho parlato dei momenti drammatici, funerali, lo vedo. A volte parenti e amici vengono numerosi. Terminato quel momento, sembra che abbiamo demonizzato oggi la morte, sembra che la vita non vale la pena di essere vissuta. Terminato quel momento, ci si dimentica tutti, spesso e facilmente, che una tragedia ha colpito una famiglia amica. E quindi noi rivolgiamo questo invito. Intanto io alle 9.30 celebrerò la Santa Messa per le vittime della strada nella chiesa parrocchiale di Monte San Giovanni in Sabina, prima di raggiungere, ecco, la gente in piazza per un momento di benedizione. E quindi vogliamo che ci sia più consapevolezza di questa problematica, e tutti insieme, in sinergia, possiamo farcela, creare un mondo migliore. E quindi invitiamo anche le istituzioni a poter provvedere, no? La sicurezza sulle strade, anche il manto stradale deve essere curato dalle istituzioni preposte, ma non solo. Vorrei tanto che nella nostra provincia, così piccola, che ci sia qualche pista ciclabile. Questo lo auguro, lo ridiremo questo sabato e questa domenica, per mettere veramente in sicurezza, per tutelare la incolumità fisica dei nostri concittadini, quelli che amano anche andare a piedi, fare una passeggiata, fare il jogging, prendere la propria bicicletta anche, no, per il proprio benessere fisico. Quindi, ecco, la sicurezza è di tutti noi, quindi chi deve fare questo lavoro che lo faccia con amore per questo nostro territorio. Ecco, allora. Grazie di cuore, Don Valerio Sciango, a Voce alle Voci per On the Road. Basta vittime della strada. Dalla piazzetta centrale del centro commerciale Perseo, Voce alle Voci, per dar respiro, suoni ed eco alle voci di chi ha storie da raccontare.
emozioni da disegnare. Siamo con il poeta e scrittore Emanuele D'Agapiti per parlare di un pomeriggio speciale domenica 16 novembre a Passo Corese, un pomeriggio dedicato a un grande artista. Stiamo parlando di Pasolini. Buonasera Fulvio, ti ringrazio per l'ospitalità. Siamo al 39esimo anno dalla morte di Pierpaolo Pasolini e siamo entrati adesso proprio nel 40esimo anno, 2 novembre 1975, 2 novembre 2015. 40 anni di verità nascoste, di riscoperte, di riaperture del caso, di sollecitazioni, di recupero dell'entusiasmo, di poesia. Domenica alle ore 17 a Passo Corese, appunto all'Accademia del Tempo Libero, daremo voce non solo a uno spettacolo teatrale, ma abbiamo trovato molto casualmente Giovanni Franzoni, amico di Pierpaolo Pasolini, una storia bellissima. Ed è bello anche avere testimonianze dell'epoca, testimonianze vere e forti che riguardano questo grande personaggio. Il mio compito umilmente è quello di trasportare in quello che so fare un po' meglio, cioè il teatro, quello che è stata una grande presa di posizione della storia italiana. Pierpaolo Pasolini, richiamo prepotente alla vita, quella vera, dietro il gioco fatuo delle apparenze. Richiamo alla poesia come chiave di volta per interpretare i segnali che vengono dal profondo e che vengono dall'esistenza stessa dell'essere umano. Un'occasione anche per provocare in senso etimologico, richiamare a consapevolezza e a coscienza anche i giovani, la scuola che ha perso forse nei giovani quell'entusiasmo nativo che era forza dirompente, che spalancava sentieri nuovi al futuro. Beh, io parto dalla mia esperienza, io ho 28 anni, sono uscito dal liceo classico di Rieti con cui Fulvio Iampieri era un professore e stimatissimo professore del liceo di Rieti, e nel 2004, sono passati 10 anni, e in questi 10 anni è cambiato tutto. Se già nel 2004 parlavamo di mancanza di poesia, di mancanza di... oggi noto un totale nichilismo, ma non tanto il nichilismo di stampo nicciano in cui Umberto Galimberti spesso ci parla, c'è la totale abolizione della parola poesia, della parola valore, della parola intellettuale. Stanno scomparendo le parole ed è ancora più grave perché diciamo che è successo in un attimo, e questo spaventa, perché quando le cose succedono velocemente e l'antropologia cambia dall'alba al tramonto, diciamo, è un problema poter riprogrammare il futuro. E le minoranze spero abbiano il coraggio e la forza sempre di migliorare, di crescere e di evolversi, insomma, per quanto è possibile. A questo punto ci sta tanto bene una citazione di Rainer Maria Rilke da Elegie duinesi che mi piace leggere, Emanuele. Ma perché essere qui è molto, e perché sembra che tutte le cose di qui abbiano bisogno di noi, queste effimere che stranamente ci sollecitano, di noi, i più effimeri. Ogni cosa, una volta soltanto, una volta e non più, e anche noi, una volta, mai più. Ma quest'essere stati una volta, anche una volta sola, quest'essere stati terreni, pare irrevocabile. Parole dure. Rilke scrisse, diciamo, nel pieno svolgimento della Seconda Guerra Mondiale, e in quel periodo che era la guerra, era una situazione drammatica dell'Italia in cui veramente c'era la carestia e la fame, questi poeti, ci metto anche Ungaretti, cercavano sempre la bellezza come speranza, forse come lotta, ed è bello vedere quanto un poeta
nel pieno di una guerra si renda conto che comunque quella è la vita e accetti quella drammaticità che c'è nella vita. Oggi stiamo ritrovandoci in una crisi, io non dico mai crisi economica, ovviamente c'è la crisi economica, ma manca l'umano, come dico sempre, e in questo però non ci stiamo risvegliando, cioè non stiamo cercando la bellezza, ma anzi ci adattiamo a questo mondo totalmente privo di qualsiasi percorso storico, di qualsiasi evoluzione mentale, evoluzione di cuore, evoluzione dell'anima, quindi ci stiamo adattando al nulla e è chiaro che poi l'edonismo di massa, così come il capitalismo, fa dei predatori, colpisce i predatori, insomma. Riscoprire Pasolini significa riscoprire di esserci. Una provocazione, dicevamo, estremamente significativa in un mondo in cui l'effimero ha conquistato ormai le copertine, relegando la sostanza nelle pieghe del tempo. Beh, hai detto tutto con questa tua frase. Mi dispiace molto vedere non vedere più la vita. Ci ritroviamo un po' come scrisse Montale, ad essere veramente accartocciati nel nulla. E Pasolini ha perso la vita in maniera brutale, adesso non discutiamo i come e perché di quella tragica morte, ma ha perso la vita con la verità del suo cuore e lui gridava, era un disperato, una disperata vitalità che diceva stiamo attenti perché stiamo facendo una brutta fine, lo diceva prima ed era un postumo. Stiamo attenti perché ci stanno togliendo tutto e noi ci stiamo da soli togliendo la speranza, la lotta e tutto. E stiamo diventando delle marionette, un po' come Totò nel suo film fa quella marionetta un po' simpatica per i bambini, ma dimostra quanto stava finendo un'umanità. E oggi stiamo pagando le conseguenze di anni e anni di mancanza di studio, di mancanza di profondità dell'anima. Io grazie a Pasolini ho incontrato delle belle persone che lavorano con me, Matteo Colasanti che cura le musiche nel mio spettacolo, Maria Teresa De Carolis, Salima Balzrani, tante persone dietro un progetto che non è un progetto ma è un allargare gli orizzonti, è un conoscersi, è un pensare insieme. E questo fa bene a me personalmente e fa bene anche a chi ci segue, nella speranza che possiamo sempre migliorare ovviamente. Libri che ti ritrovi davanti all'improvviso, La donna e il cerchio, Giovanni Franzoni, che c'entra? Beh, come dicevo prima, Giovanni Franzoni sarà il nostro ospite che racconterà un po' la sua esperienza con Pasolini. Questo libro, La donna e il cerchio, è curioso perché quando Pasolini scrisse Petrolio lasciò, è un'opera incompiuta, e c'erano dei quaderni, degli appunti lasciati in bianco da Pasolini. E Franzoni, che all'epoca era un abate, era un monaco, diciamo, benedettino, si prese un appunto e lo scrisse pensando a Pasolini e riempì un quaderno di Petrolio così nel suo immaginario. E quindi mi piaceva dire questa cosa. In questo libro c'è un racconto, lui avvicina molto i demoni di Dostoevskij, quel libro forte che sono i demoni, col Petrolio che, come si dice, è stata la fine della vita di Pasolini, insomma è coinciso molto Petrolio con la morte di Pasolini, forte, deciso, quello che c'è bisogno oggi in questa umanità, quella forza di penetrare il pensiero, penetrare la realtà, e un libro, un'opera come Petrolio e come i demoni di Dostoevskij è fondamentale per la vita di un intellettuale e per un cittadino. In conclusione, una domanda che si richiama alle origini della tua passione per Pasolini e a quella che è l'emozione di oggi, di portare avanti un percorso che ha segnato la tua anima e che ha disegnato scenari nuovi, un tempo forse inimmaginabili per te. Sì, io ho un ricordo continuo, io ricordo una partita di basket nell'ormai vecchia Sebastiani, dove conobbi Willy Sojourner,
cosa c'entra questo con Pasolini e col teatro? C'entra, perché io pensavo che la mia vita non sarebbe stata sempre essere un giocatore di basket, e già quando conobbi Willy Soggiunner io facevo teatro, avevo lasciato la palla a canestro, ma i suoi occhi così sofferenti di quella vita passata fuori da Rieti, il ritornare a Rieti nella sua città dove si sentiva amato, io ho un ricordo bellissimo, perché quella è l'umanità che io cerco in tutte le cose, sia nel teatro, nel basket, nell'amicizia, quell'umanità, quella voglia di esserci. E Willy Soggiunner è anche tragicamente morto, se vogliamo possiamo tornare a Pasolini anche, quella tragica morte e quei pochi mesi che è venuto a Rieti è stato qualcosa che mi ha segnato, e forse le due cose le possiamo unire, perché alla fine è sempre la vita, insomma, che le differenze poi stanno comunque nella vita. E un saluto anche a, ci ha lasciato anche Laurischi, un altro grande personaggio, insomma il basket è un'altra parte di me che ricordo sempre. E nell'evidenza che nulla è per caso, la tua citazione giunge consona con quella che è la giornata internazionale ONU in ricordo delle vittime della strada, che si terrà domenica qui a Rieti. Una giornata per riflettere su un'immane tragedia del nostro tempo. Più di 1 milione di morti ogni anno nel mondo sulle strade. Un'occasione per riflettere su una tragedia che insanguina le nostre coscienze e le nostre strade. E l'hai fatto ricordandoci un personaggio che è tornato nella nostra città con il futuro nel cuore e che si è trovato consegnato alla storia. Oggi il palazzetto del basket porta il suo nome, Willy Soggiunner. Che dire, la strada è diventato un gigantesco, immane, mostruoso Moloch che ha bisogno di vittime, tante. Io direi di chiudere con un messaggio. Innanzitutto ringraziamo Emanuele D'Agapiti per la sua splendida e intensa testimonianza. Non mancate, Passo Corese, ore 17, domenica 16, un'occasione per riflettere insieme su Pasolini, ma per riflettere insieme sul senso stesso della nostra esistenza. E per chiudere, Emanuele D'Agapiti, poeta e scrittore, per On The Road. Basta vittime sulla strada. Si chiude qui la sesta puntata di Voce alle Voci. Si chiude con un appello. Vi aspettiamo tutti alla giornata internazionale ONU, che si terrà il giorno 16 di novembre in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 16. Un'occasione per riflettere insieme sulla immane tragedia che sconvolge le nostre coscienze, insanguina le nostre strade. Vi aspettiamo numerosi, non mancate, è il momento di testimoniare. Fulvio Iampieri per On The Road. Basta vittime della strada.